Cari telespettatori di Umbria TV, benvenuti a questa nuova puntata di Vista sull'Umbria. Spoleto e San Ponziano, giovane cavaliere romano che subì il martirio per proclamare la sua fede. Nelle parole dell'arcivescovo Renato Boccardo, l'attualità della figura del patrono della città del festival. Il servizio di Renzo Berti e Sergio Brazzini. Sindaco Benedetti, un grande giorno per gli spoletini che rinnovano il loro devoto affetto per San Ponziano e direi anche una festa che è un po' anche il simbolo della ritrovata unità di questa città e di questa anche amministrazione comunale. L'unità di questa città è la cosa più difficile da portare avanti. Io credo che con l'aiuto di San Ponziano, ma anche con la buona volontà di tutti, in questo momento siamo riusciti a ristabilirla sicuramente all'interno di una compagine di maggioranza importante e credo che serva per tutta la città, quindi abbiamo dato l'esempio noi, spero che tutto il resto della città comunque risponda a questo appello che tutti gli anni il 14 gennaio viene lanciato dal nostro santo protettore. Quindi un invito anche a lasciare un po' da parte, a deporre le armi in questo momento. Le armi non prenderle proprio, io credo che parlando, condividendo, questa città può ritornare a essere un punto di riferimento a livello nazionale. Se si continua a litigare o ci si fa i dispetti solo per invidia non si arriva a nulla. Io credo che possiamo invece far bene con l'aiuto di tutti. Ecco, il presule Monsignor Boccardo ha sottolineato il fatto che ci sono dei terremoti che sono molto più pericolosi anche di quelli, diciamo, naturali. Lei cosa ne pensa? Assolutamente sì, quelli politici, economici che in questo momento ci stanno sconvolgendo credo che siano molto più importanti e segnano ancora di più nel profondo rispetto a un evento tellurico che può creare solo problemi momentanei anche se tragici nel momento in cui succede. Io spero che si riesca a superare anche questo e che San Ponziano quando parlava di Spoleto tremerà ma non crollerà, parli di tutti gli eventi tellurici e non solo quelli fisici, diciamo. Giunta compresa, allora. Giunta compresa, grazie. Siamo qui con Giampaolo Stefanelli, sindaco di Norcia. Norcia consolida un legame antichissimo, storico, con Spoleto, anche perché San Ponziano è il patrono dell'arcidiocesi e quindi è anche un po' il patrono anche di Norcia. Senza dubbio è così. E poi oggi ci sono tanti altri motivi per cui questa sinergia dai territori debba esistere, il comprensorio, l'ATI, l'economia, è un po' tutto, siamo legati da molte iniziative che poi riguardano appunto, ecco, un po' in generale la zona allargata, lo spoletino che va verso la montagna. L'associazione Gillo, in memoria di Luigi Morriconi, taglia un traguardo importante, ma non si ferma. Per portare avanti il suo nuovo progetto per l'assistenza ai malati leucemici,
nella Basilica di San Sabino a Spoleto, un applauditissimo concerto dei cantori di Assisi, diretti da padre Maurizio Verde ed accompagnati dal maestro Angelo Silvio Rosati. Ascoltiamoli. Il dottor Nando Scarpelli è qui con noi ed è il responsabile dell'unità di oncoematologia dell'ospedale San Matteo degli Infermi. Questa iniziativa serve a sostenere, come tante altre, il progetto che è stato iniziato dall'associazione Gillo, diciamo 3 anni fa, e che si chiama A Casa per Avere di Più. Non che ovviamente nel reparto di oncoematologia non si possa avere di più, ma è una necessità, direi ormai improcrastinabile, quella di assistere i malati anche nel proprio contesto domiciliare, dottore. Allora, questo è un progetto che, come diceva lei giustamente, è iniziata con un'idea che abbiamo avuto con l'associazione Gillo circa 3 anni fa. Io ho sempre immaginato che il percorso terapeutico di una persona dovesse avere momenti, dovesse vivere in fasi diverse del suo percorso. È indubbio che, per quanto sia un ambiente ospedaliero, crea una situazione di distacco, di frattura dal proprio ambiente familiare. Per cui il problema di immaginare un percorso assistenziale che vedesse momenti e ambienti diversi, che fosse l'ospedale, che fossero le strutture ospedaliere, le strutture ambulatoriali ospedaliere, ma non necessariamente ospedaliere. Cioè il mio tentativo, il nostro tentativo e il tentativo che stiamo portando avanti veramente con tutte le associazioni che ci stanno supportando è quello di cercare di curare le persone nel proprio ambito familiare, che credo che sia la cosa migliore. Per l'ottavo anno consecutivo l'associazione Gillo, in memoria di Luigi Muriconi, che assiste le famiglie dei malati di leucemia, ha organizzato insieme alla famiglia di Gabriele il concerto di beneficenza, appunto insieme per Gabriele, qui nella splendida cornice della chiesa di San Sabino. Un concerto che servirà a finanziare il progetto dell'associazione Gillo, denominato appunto A Casa per Avere di Più. E con il segretario dell'associazione Marco Bucca vogliamo appunto parlare di questo progetto e sapere a che punto si trova. Grazie per questa occasione che ci viene data per pubblicizzare questa nostra iniziativa nell'ambito appunto di un progetto ampio nella sfera totale dell'assistenza al paziente oncoematologico. Il progetto A Casa per Avere di Più è nato ideologicamente anche dall'esperienza che altre regioni stanno portando avanti nella regione Lazio in modo particolare, che vuole essere un'assistenza domiciliare a 360 gradi integrata con quelle che sono le strutture sia ospedaliere che esterne all'ospedale. In modo particolare nella nostra città, a Spoleto, noi abbiamo pensato di creare questo progetto che appunto A Casa significa, c'ha l'acronimo, no? Più comfort familiare, più assistenza a domicilio, più sostegno morale e psicologico, più amore per lottare nel proprio ambiente. La nostra terra, le nostre radici, la nostra forza, la nostra cultura, la nostra ricchezza, la nostra banca. Banca Popolare di Spoleto. Thank you.
lancia la sfida. Partecipa alla gara di raccolta differenziata tra quartieri e frazioni. Stiamo attivando il nuovo servizio di raccolta porta a porta. Farmacie comunali. Non solo prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Dai bambini alla terza età. Prodotti cosmetici ed alimentari. Ricco assortimento di prodotti senza glutine e aproteici. Farmacie comunali. Perché da noi non sei un numero. Puoi trovarci a Spoleto, via Loreto Vittori 8 e frazione Maiano 109. Birra? Birra, birra, birra! Oh, vino! Vino, vino, vino! Ma perché scegliere? Oggi la birra si beve col vino. Dalla cantina Colle Vite, una vera novità. La birra al vino. Buona come la birra. Delicata come il vino. Cantina Colle Vite. Vino, birra e prodotti tipici. Valle Cecchina 9, Mon San Polo del Tronto. Telefono 0735 76 70 50. Nel derby tra due ex bandiere della Ternana, Borrello e Brevi, la spunta al primo. Eccoli al microfono di Renzo Berti nel derby tra Voluntas e Sporting Terni. Enzo Brevi, allenatore dello Sporting. Sul piano dell'impegno sicuramente la tua squadra meritava di più. Un ottimo secondo tempo, è mancata la stoccata finale? No, sono completamente deluso dalla mia squadra perché ha approcciato la partita nella maniera sbagliata e a me fa rabbia che la mia squadra debba cominciare a giocare a pallone sull'1-0. È assurdo perché poi sapevamo che lo Spoleto è una squadra quadrata, che quando va in vantaggio è difficile fargli gol. È un'analisi tutta diversa perché io sono più attento a non voler prendere gol subito che dopo dover rincorrere anche con il bel gioco, quindi è un gioco che è fine a se stesso. Roberto Borrello, 3 punti, però una Voluntas che rispetto ad altre occasioni è stata meno brillante, ha badato sicuramente soltanto al sodo, anche perché lo Sporting ha fatto in pieno il suo dovere dopo il gol. È una squadra che ha giocato la sua partita, ha avuto anche poche occasioni, ma sicuramente buone. Ma occasione lì a Mazzone parate non è che ne ha fatte parecchie, quindi ha mantenuto. Magari una su Gesuele, poteva Gesuele con la palla. Era una partita, una palla in diagonale, doveva fare l'euro gol Gesuele, quindi per dire che era una palla gol era anche un po' difficile. Io penso che poi alla fine, al di là, forse abbiamo concesso un po' di campo, ci siamo arretrati un po', però non è mai, cioè oggi sicuramente abbiamo sofferto un pochettino di più anche a livello fisico delle ripartenze, quindi ci può stare, ci prendiamo i 3 punti che penso che poi alla fine sono stati anche meritati, perché tutto sommato la squadra nel primo tempo ha fatto un ottimo gioco, ha creato delle occasioni, penso che meglio di così non si poteva chiedere. C'è da pensare ora al prossimo derby, un'altra partita impegnativa, un group che sta giocando un ottimo campionato. Sì, sappiamo che il gruppo infatti si è rinforzato, è un'ottima squadra, è una squadra che sta facendo bene, però adesso ci godiamo questa vittoria, da martedì pensiamo al gruppo, quindi questi 2 giorni, adesso stasera e domani, penso che i ragazzi devono recuperare le energie mentali e poi martedì ci ributtiamo per questa partita che sappiamo che è una partita difficile. Cari telespettatori, se avete qualche storia da raccontare o qualche personaggio da segnalare, scriveteci all'indirizzo in sovraimpressione. Come sempre vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento la settimana prossima, sempre su Umbria TV, il mercoledì alle 14.15 e il venerdì in replica alle 1, dopo la mezzanotte. Non dimenticate di avere sempre un occhio attento per Vista sull'Umbria. Arrivederci!